morning. Il Consiglio dell'Unione Europea il 18 maggio di quest'anno ha deciso di lanciare una missione navale nel Mediterraneo per combattere gli scafisti e il 22 giugno di quest'anno è stata lanciata EUNAVFOR Med. A questa operazione oggi partecipano sia con navi, elicotteri, aerei e uomini 21 Paesi membri su 28, che è un record per una missione europea. L'Italia oggi ha il comando dell'operazione, il quartier generale qui a Roma, e in mare ha il Force Commander, cioè il comandante della forza aeronavale, che è il contrammiraglio Gueglio. L'operazione è strutturata su 4 fasi. Il passaggio da una fase all'altra richiederà una decisione del Consiglio dell'Unione Europea, quindi una importante decisione politica. La prima fase riguarda l'implementazione della forza in mare, l'addestramento iniziale della forza, stabilire le comunicazioni e soprattutto cercare di acquisire l'intelligence del modello di business degli scafisti. La seconda fase è suddivisa in 2 sottofasi, una fase in alto mare e una fase nelle acque territoriali libiche. A breve passeremo nella cosiddetta fase 2 alfa, che è il contrasto degli scafisti in alto mare. La fase cosiddetta 2 bravo è quella in cui cominciamo a fare attività di maritime security operation nelle acque territoriali libiche. Per questa fase occorrerà una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e un invito del governo libico. Nella terza fase, che è quella più difficile, impegnativa e anche pericolosa, ma è quella che porterà poi risultati, andremo a combattere gli scafisti e i trafficanti di esseri umani sul territorio libico. Mare Nostrum è una missione al contempo di sicurezza marittima e un'importante missione umanitaria, quindi ha avuto lo scopo ed è riuscita ad aumentare la sicurezza del Mediterraneo e a salvare oltre 170.000 vite umane. Abbiamo già una buona comprensione del modello di business degli scafisti in mare, cominciamo a costruire il puzzle sul terreno. Abbiamo inoltre salvato oltre 2.000 persone, consegnato all'autorità giudiziaria italiana oltre 20 scafisti. Il compito del comandante dell'operazione è sia di seguire l'evoluzione tattica della situazione in mare, ma anche di interfacciarsi con tutte le organizzazioni e i paesi che contribuiscono, che hanno interesse nel fenomeno della migrazione. Io dipendo dall'alto rappresentante per la politica estera Mogherini, per il tramite del Comitato Politico di Sicurezza, che è il comitato dove siedono gli ambasciatori che rappresentano in maniera permanente i Paesi membri a Bruxelles. Il mio quartier generale ha uno staff di circa 190 persone. E lo staff dell'ammiraglio Gueglio oggi in questa fase consta di circa 70 persone che aumenteranno man mano che si va verso il territorio libico e poi si andrà in Libia. La forza in questo momento è composta da 4 navi, quindi la nave di sede di comando che è la Porteri Cavour, offerta dall'Italia per tutto il periodo della missione, 2 navi tedesche e una nave inglese. Ci sono poi aerei da pattugliamento marittimo di Francia, Spagna, Lussemburgo, altri elicotteri della Marina Italiana e della Marina Britannica, un sommergibile italiano e se ne aggiungerà a breve un altro greco. All'inizio della fase 2 si ricongiungeranno altre navi, in particolare una fregata inglese, una fregata francese, una fregata spagnola e una fregata belga, più un pattugliatore sloveno. L'aeroperazione si estende nel Mediterraneo centro-meridionale, a nord della Libia, fino al confine con la Tunisia e con l'Egitto a est. EUNAVFOR Med è una missione molto complessa,